pomeriggio, anche abbastanza freddo, lo state che sia entrata la primavera, il che lascia molto perplessi. Con Parecchi ci rivediamo, ci siamo visti già quest'estate, quando era molto più caldo. Speriamo di rivederci di qui a qualche mese a Spoltore, quindi per la kermesse che ogni anno Luciano e gli amici organizzano in maniera impeccabile. Quindi diciamo che è bello rivedersi di tanto in tanto, poi soprattutto per dimostrare che siamo ancora in attività. Ecco. Sì, questa del cardinale Ruffo e di Pietro Masi è una storia tutto sommato affascinante, perché al di là dell'aspetto che, come diceva Luciano, i personaggi di tutta questa impresa non sono granché conosciuti ancora. Lo stesso cardinale Ruffo è una figura su cui varrebbe la pena, secondo me, investigare. Lui è stato cardinale di Santa Roma da Chiesa, però aveva la caratteristica singolare di non essere mai stato ordinato sacerdote, quindi perché allora c'era anche questa possibilità. Era però un uomo dal multiforme ingegno, come direbbe qualcun altro, perché lui già precedentemente, nel 1799, aveva dato prova delle sue capacità, stando al servizio del pontefice. Lui aveva ricoperto della corte, del governo pontificio delle responsabilità, dei ruoli di primo piano. Aveva, per esempio, si era molto distinto nel migliorare l'approvvigionamento della città eterna, che era l'eterno problema, scusate la ripetizione, di Roma. Aveva provato a eliminare gli abusi che erano, per esempio, del commercio delle carni, oppure del commercio della sera. Insomma, era uno che aveva messo un po', come si suol dire, i puntini su lei, e per questo non era tanto ben visto all'establishment romano, no? Che voleva conservare il monopolio su alcune cose. Lui si distinse anche per altri campi, cioè per esempio introdusse la cultura intensiva dell'ulivo, la cultura intensiva della vite, fece degli esperimenti pilota in agricoltura nel Ducato di Ronciglione, attualmente provincia di Viterbo, facendo incavolare tutti i latifondisti. Era un uomo contro, diciamo, un uomo molto scomodo. E questo che cosa significò? Significò che il pontefice prima lo prende come un progetto pilota, poi però vede che le cose vanno bene e lo estende un po' in tutto lo stato pontificio, come diceva Luciano, facendo incavolare i latifondisti che avevano diversa opinione, diverso modo di concepire le cose. Per esempio, non tutti sanno che il primo che mise mano alla bonifica dell'Agro Pontino, quella che poi venne fatta da Mussolini in epoca molto più recente, fu proprio il cardinale Ruffo. Quindi la prima cosa che va ad essere sfatata, secondo me, è questa leggenda nera che vuole il cardinale Ruffo come un omicidiario, un delinquente, un ladro, uno stupratore. È una leggenda nera che purtroppo la storia, che come sappiamo benissimo, non la scrive chi perde, ma la scrive chi vince, anche se Dennis Mack Smith diceva una cosa molto importante, dice sì, la storia la scrivono i vincitori, ma è molto più interessante la storia dei vinti, raccontare la storia dei vinti. Ecco, il cardinale Ruffo è quello poi il protagonista di questa impresa del 1799, che viene ricostruito in maniera veramente esemplare da Domenico Pedovano. Guardate, siamo un po' come Pietro Masi usa una chiarezza di esposizione, una chiarezza di linguaggio che lo accostano molto da vicino ai commentari di Giulio Cesare. Quindi lui sicuramente non è un uomo di parte, perché è uno di quelli che fa parte della spedizione dall'inizio fino alla fine, quindi anche fino all'appendice abruzzese. Però è uno che non omette di raccontare anche le vicende scomode di questa spedizione, quando ci sono dei saccheggi non preventivati, quando si passa la mano in alcune, si oltrepassa il limite alla decenza, in altre cose. Pietro Masi lo descrive, così come descrive la contrarietà del cardinale Ruffo a tutte queste serie di iniziative che poco c'entravano con lo spirito principe dell'impresa, che era quella della riconquista del Regno d'Italia. Però perché è importante la spedizione del cardinale Ruffo? Perché lui si rende autore nel 1799 di un'impresa che ha del sensazionale,
quando la corte borbonica si ritira in Sicilia, di fatto fu anche costretta ad andarci, altrimenti avrebbero le teste rotolavano, quello era il periodo in cui le teste rotolavano in Francia. La sorella della regina di Maria Carolina era quella famosa Maria Antonietta, che venne, si vide il collo tagliato, insomma, si vide il collo tagliato del qualche anno prima, quindi avevano anche così tutto l'interesse ad allontanarsi per non vedere, insomma, finire male la loro esperienza. Nella corte a Palermo, quando Ferdinando IV allora si ritira a Palermo, c'è anche questo cardinale Ruffo che fino allora non aveva, al di là delle sue esperienze del Ducato Romano e al di là della sua esperienza come sovrintendente di San Leucio a Caserta, dove anche lì aveva dato prova della sua forza, della sua amministrazione, della sua buona amministrazione. Il cardinale Ruffo si presenta a corte a Palermo e fa una proposta, io direi oggi oscena, ai regnanti. Dice: ma perché voi vi preoccupate di fortificare la Sicilia? Temevano infatti che i francesi sarebbero arrivati anche in Sicilia. Facciamo un'altra cosa. Sì, forse non ci sarebbero arrivati, però c'era il timore. Dice: ma invece di difenderci, facciamo un'altra cosa, attacchiamoli. E allora tutti quanti dicono: sì, va bene, ma con quali forze? Noi l'esercito non abbiamo più, l'esercito si è sciolto, si è liquefatto, l'esercito borbonico. Ci non vi preoccupate, dice il cardinale Ruffo, ci penso io, partendo dai miei fedeli calabresi, perché lui era una famiglia molto, molto potente della Calabria. Noi siamo stati anche a San Lucido quest'estate, che è il paese natale del cardinale Ruffo. Non vi preoccupate, ci penso io. E effettivamente parte con 5-6 persone da Palermo, va a Messina, qui incontra Pedro Masi, che è di Augusta e che si unisce, conquistato dalle teorie, dal disegno del Ruffo, si unisce, e da allora poi non abbandonerà più il cardinale, diventando prima si interesserà della sussistenza e dell'organizzazione della truppa, e poi diventerà, come diceva lui, già tenente colonnello. Da tenere presente che la corte borbonica, dopo un periodo di dubbi e di perplessità, poi autorizza questa spedizione. Nell'autorizzare questa spedizione promette al cardinale Ruffo a Messina che avrebbe fatto trovare un nucleo iniziale di uomini, di esercito e anche un po' di soldi. Effettivamente Ruffo non trova né l'uno e nell'altro, no? Ciò nonostante, lui si imbarca lo stesso, passa lo stretto, va in Calabria, arriva sulle proprietà del fratello e qui mette il suo campo. E in questo campo base iniziano ad affluire contadini, iniziano ad affluire artigiani, commercianti, esercito militare del disciolto esercito borbonico, tutti conquistati dalla possibilità di togliere ai giacobini, agli invasori giacobini, il possesso del regno di Napoli. Ma l'intuizione del Ruffo, ed è un'intuizione vincente, è quella di chiamare questo esercito che va formando, questa armata che va costituendosi, armata reale e cristiana. Reale perché? Perché agiva in nome e per conto del legittimo sovrano, che era Ferdinando IV di Borbone. Cristiana perché? Per contrapporsi ai valori del paganesimo, ai valori dei giacobini, tutti erano perché cristiani, l'albero della libertà. Quindi da un lato abbiamo l'albero della libertà, dall'altro abbiamo la croce. Fa un po', se noi vogliamo fare un paragone, che tra epoche storiche diverse magari è sempre complicato fare, fa un po' quello che fece Costantino quando a Ponte Milvio sconfisse Massenzio, usufruendo di quella famosa visione notturna della croce. Quindi mette il simbolo della croce alla sua armata e sconfisce i pagani di Massenzio. Ruffo fa praticamente la stessa cosa, è una partita vinta, perché il nostro popolo, il popolo dell'Italia, ma soprattutto l'Italia meridionale, è profondamente cattolico, è profondamente cristiano. Riesce a mettere insieme un corpo abbastanza numeroso, che addirittura arriva a 30.000 uomini, e comincia a risalire pian piano lo stivale. Supera diverse difficoltà, supera dei momenti difficili, ci sono delle battaglie, delle scaramucce ad Altamura, ad Andria, però riesce sempre ad andare avanti, anche perché, occorre dirlo, nel frattempo i giacobini e i francesi stavano abbandonando pian piano
Napoli perché erano attirati al nord, dove la coalizione austro-russa di Suvarov aveva già sconfitto due volte l'armata napoleonica. Quindi i francesi avevano necessità di andare su per dar manforte a questa armata che si trovava in difficoltà. Fatto sta che il 13 di giugno l'armata del cardinale Ruffo giunge alle porte di Napoli, e qui succede qualcosa di curioso che solo a Napoli può succedere. Essendo il giorno di Sant'Antonio, quindi Sant'Antonio diventa il protettore principe di Napoli, vede per il retrocesso un po' San Gennaro, perché San Gennaro era quella che aveva fatto il miracolo dello scioglimento del sangue, e quindi San Gennaro viene considerato per qualche tempo un po' filo giacobino, insomma, questo però giusto per sdrammatizzare un po'. Il 13. Tant'è vero, scusami, che nel quadro nel Duomo di Napoli troviamo San Gennaro al centro e Sant'Antonio un po' più in basso, defilato. Poi dico una cosa su San qualche questione. Tempo dopo, a dire il vero, questo è un po' più recente, anche San Gennaro è stato un po' ancora penalizzato perché è venuto fuori il calendario, lo riportano più oggi San Gennaro, quindi è stato un po' di serie B, no, diventato. Anche se è quello che ha più devoti nel mondo. Esatto. Però riprendendo il filo del discorso, il cardinale Ruffo entra in città, c'è una dura battaglia alle porte di Napoli, forse l'unica